Dunque, sempre a proposito del gruppo di lavoro, analizziamo un pochino le relazioni che ci possono essere tra i componenti dell'equipe e quindi del gruppo di lavoro. Abbiamo detto che devono esserci delle caratteristiche ben solide, quindi un forte senso di appartenenza al gruppo, la comunicazione deve essere aperta e sincera. E ovviamente ci deve essere anche una più che soddisfacente cultura professionale, insomma, e anche poi ci deve essere un leader all'interno di questo gruppo di lavoro. Non può non esserci un leader che ha una forte ascendenza sul gruppo stesso, che ha una elevata intelligenza emotiva, delle più che soddisfacenti abilità comunicative, abilità linguistiche. Deve essere anche un abile mediatore, deve saper coordinare e valorizzare anche le individualità all'interno del gruppo. E quindi ovviamente deve coordinare i contributi dei singoli, appunto valorizzandone ogni specifico ruolo e ogni specifica professionalità. Detto questo, come si comunica in modo efficace all'interno del gruppo? Possono essere tre stili di comunicazione: un comportamento passivo, un comportamento assertivo è un comportamento aggressivo. Io parlo di comportamento intendendolo come sinonimo di comunicazione, no? Appellandoci a quelli che sono gli assiomi della comunicazione, comunicazione uguale comportamento. La comunicazione passiva, quindi il comportamento passivo, è tipico di quelle persone che non si assumono alcuna responsabilità all'interno del gruppo, che quindi si defilano ad ogni occasione e sono, diciamo, molto frequenti questi episodi, no? di anonimato, anche se vogliamo, perché poi sono persone che rimangono un pochino nell'ombra e quindi non danno un apporto soddisfacente al gruppo, per cui il gruppo non può trasformarsi in gruppo di lavoro, quindi in team. Il comportamento aggressivo invece è costituito da molto spesso anche da quei leader che vogliono comandare a tutti i costi, che impongono la propria volontà sugli altri senza ascoltare i pareri delle persone appartenenti al gruppo. Invece lo stile assertivo si chiama anche stile delfino, è rappresentato da quelle persone che sanno esprimere, sanno asserire, no, i propri punti di vista e nello stesso tempo rispettano anche quelli altrui, insomma, per cui riescono anche a bilanciare le proprie caratteristiche, insomma, individuali, i propri punti di vista con quelli che sono i punti di vista degli altri. Dei rischi a cui è esposta l'equipe, ne abbiamo già parlato. Due rischi molto frequenti sono lo stress, la sindrome di distress, anzi è più corretto dire, e la sindrome del burnout, di cui ne abbiamo parlato in un altro video. Vediamo un pochino i gruppi tra formazione e terapia, no? Diciamo, ci sono anche dei gruppi che appunto riguardano più l'ambito terapeutico. Abbiamo accennato al T-group, al gruppo di discussione, a gruppi esperienziali, a gruppi nei quali appunto ci sono finalità terapeutiche, educative, di addestramento, questi si chiamano appunto gruppi esperienziali. In questi gruppi è prevista la figura del trainer, che è colui che migliora le abilità nelle relazioni umane ai partecipanti. Molto spesso si utilizza la strategia del circle time, no? Questo si evidenzia anche all'interno dei gruppi di autoaiuto. E i gruppi di autoaiuto sono efficaci nel trattamento delle varie patologie, anche di tipo psichiatrico, sono utili per soggetti che hanno disturbi d'ansia, per soggetti separati, divorziati, disoccupati, ex detenuti,
familiari con disabili, pazienti psichiatrici, coppie in crisi, disoccupati, eccetera, eccetera. L'adesione a questi gruppi deve essere un'adesione libera, insomma, spontanea, e quindi prevale in questo gruppo un modello di tipo paritario, percorso terapeutico mira proprio al superamento dell'inibizione iniziale e al, ovviamente, rafforzamento dell'autostima e della fiducia in se stessi.